grandi ormai dedicate al turismo, all'agricoltura. Il nostro è un paese, la nostra amministrazione di finanziamenti fino ad oggi, negli ultimi anni, ne ha avuti veramente pochissimi. E così forse si è resa un po' troppo succube di alcune grosse aziende del territorio che sembra abbiano la vocazione a fare la carità al nostro comune, ma non possiamo credere che quella carità non sia anche un pochino interessata. E quindi bisogna che chi si rapporta con gli enti del territorio lo faccia su un piano assolutamente paritario, e per far questo non deve essere coinvolto da interessi o non deve aver bisogno di favori che queste entità industriali ed economiche possono far loro, ma devono avere come scopo fondamentale quello di difendere il bene della città. Abbiamo messo tra i capisaldi quello della salute. Il nostro ospedale di Saluzzo avrà per 10 settimane chiusa ortopedia, e sappiamo tutti bene che una chiusura di 10 settimane prelude, ma insomma, fa temere che preluda a una chiusura definitiva. Il sindaco di Saluzzo si è mobilitato in questo senso, molti paesi del territorio l'hanno fatto, ma Bagge no. Bagge non è tra i firmatari di questo gruppo di comuni che vogliono adoperarsi in tutti i modi per difendere l'ospedale. Questo ci fa pensare che non ci sia sufficiente cura nei confronti di quello che è il bene supremo, che è appunto la salute. Una salute che è benessere. E allora mi collego a un altro aspetto sul quale vogliamo puntare molto, che è quello della pista ciclabile, che non è un vezzo da ecologisti, ma è una garanzia per il benessere di chi abita Barge, può essere un'occasione per implementare la presenza turistica, legandola ad un centro storico che credo molti possano invidiarci e che forse ad oggi non è più adeguatamente valorizzato. Noi abbiamo delle eccellenze dal punto di vista enogastronomico e sappiamo bene che oggi la tendenza è a un turismo dolce, all'appeal dell'enogastronomico, all'acquisto di prodotti biologici o perlomeno a chilometro zero e di qualità assolutamente controllata. La creazione di un marchio cittadino che garantisca questi prodotti potrebbe sicuramente incentivarne la commercializzazione. La nostra ala potrebbe diventare occasione seria.